Mille. No, Allora, grazie, buonasera a buonasera. tutti, vi ringrazio per la presenza. Vado direttamente al punto, così magari poi insomma, capisco che ci siano delle persone che abbiano magari da andare via o cose del genere, quindi cerco di essere molto veloce. Allora, il punto numero uno dell'ordine del giorno, comunicazione del Presidente, ma non ho niente da comunicare, quindi per risposta direttamente andare all'analisi degli atti. Secondo punto all'ordine del giorno, quindi l'analisi della proposta di deliberazione relativa alla modifica e integrazione dell'articolo 18 del regolamento del Consiglio di quartiere 5, cioè sostanzialmente relativa alla questione del diritto di voto che avevamo già insomma, dibattuto anche nella precedente commissione. Il testo che abbiamo redatto parte sostanzialmente da una sintesi comunque di quello che è stato un po' il dibattito della scorsa volta, e nello specifico avevamo parlato appunto del diritto di voto in commissione, che è un qualcosa che viene previsto sia dal regolamento interno ma anche dal regolamento generale dei consigli di quartiere, però di fatto era una sorta di limbo normativo, quindi non si capiva bene se si poteva usufruirne o meno. Io credo che a prescindere dall'utilità che uno ritenga che esso abbia, comunque sia uno strumento che ci viene messo a disposizione dal regolamento, anzi dai regolamenti, quindi credo sia nell'interesse di tutti i consiglieri, ripeto, a prescindere dalle valutazioni personali che si possa avere su tale strumento, credo sia necessario appunto normarlo perché appunto sia possibile garantirne l'effettivo esercizio. Ed è quello che sostanzialmente abbiamo provato a fare a partire dalla discussione della scorsa volta. Quindi letto il regolamento attentamente, non credo sia necessario introdurre un ulteriore articolo, c'è già un articolo, l'articolo 18, che regola lo svolgimento delle commissioni e quindi credo sia sufficiente, per quello che mi riguarda, quantomeno introdurre un comma ulteriore all'articolo 18, il comma 4, casomai se mi riesce di dividere lo schermo. Si vede, vero? Eccolo qua. Sì, come dicevo appunto, credo sia sufficiente introdurre un comma ulteriore all'articolo 18 del regolamento che riguarda appunto la validità delle sedute delle commissioni e il loro svolgimento. Lo leggo magari interamente, questa è la formula che abbiamo trovato noi, ma che appunto sono disponibilissimo anche ad eventualmente variare, accogliendo eventuali proposte della commissione. È facoltà di ogni consigliere membro di una commissione di richiedere su proposte di deliberazione all'ordine del giorno, al termine dell'istruttoria, una decisione con relativa votazione. La decisione assume il valore di parere della commissione ed è approvata quando il numero dei voti a favore supera il numero dei voti contrari. Nella presentazione delle proposte di deliberazione in sede di consiglio di quartiere viene dato conto dell'esito della votazione medesima. Quest'ultima parte l'ho aggiunta anche perché nel regolamento, l'articolo 10 si fa esplicitamente riferimento al fatto che le commissioni svolgono attività propositiva e istruttoria e possono esprimere pareri e osservazioni sulle proposte deliberazioni da sottoporre al Consiglio. Quindi credo che calzi a pennello un po' con quello che viene detto all'interno di questo articolo. E poi si dice anche successivamente che nelle deliberazioni adottate dal Consiglio di quartiere viene dato conto dei pareri e le proposte e delle osservazioni espresse dalla commissione permanente competente per materia. Quindi, chiaramente, se un consigliere dovesse richiedere un voto in commissione, poi l'esito della votazione viene, ecco, allegato un po' a quella che è l'istruttoria svolta dalla commissione. Io avrei finito, se ci sono degli interventi, prego. Io volevo intervenire, scusate, mi sto muovendo, quindi so se si sente bene. Sì. Io ho visto, diciamo, ho capito anche alla luce della discussione che avevamo avuto l'altra volta, insomma, sul tema del voto, e riporto un po' oggi quelle che erano le perplessità che avevo avuto l'altra volta, che, diciamo, sì, riguardo a questa modifica, hanno un carattere un po' più generale. Cioè, quello che mi sembra è che si cerchi di inserire, facendo leva effettivamente su un punto un po' chiaro del regolamento, cioè quella dell'espressione del parere da parte della Commissione, un istituto, appunto, quella della,
della commissione che delibera, o quantomeno della commissione che esprime dei pareri univoci, che però poi male si addice a quella che è la funzione del Consiglio di quartiere in generale, cioè mi spiego meglio. Mi sembra un po' un'anomalia il fatto che una commissione del quartiere, così come strutturata, che non ha poteri deliberanti, ma anche nemmeno in realtà consultivi veri e propri, perché non esprime pareri di tipo vincolante, ma di nessun altro tipo, visto che poi alla fine è sempre il Consiglio sovrano. Quindi, diciamo così, inserire il fatto che possa nascere all'interno della Commissione un parere, non capisco poi che senso abbia dal momento in cui poi la discussione sarebbe rimessa di nuovo tutta al Consiglio, visto anche, tra l'altro, che la composizione delle commissioni per regolamento ha la stessa le stesse proporzioni di quelle della maggioranza e l'opposizione all'interno del Consiglio. Quindi la perplessità mia è quella di creare qualcosa che poi avrà in realtà poco significato e potrà incidere pochissimo nella discussione, visto che comunque all'interno poi del Consiglio tutti gli atti dovranno essere ridiscussi. Diverso mi interpreto invece il punto in cui si dice nel regolamento che la Commissione esprime dei pareri sulle proposte di deliberazione. Innanzitutto appunto si fa riferimento a un atto specifico, che è la proposta di deliberazione, che non sono tutti gli atti. Quindi già la modifica che riguarda solo le proposte di deliberazione mi sembrerebbe un po' riduttiva, se si vuole riconoscere alla Commissione un ruolo, diciamo così, quantomeno referente. Ma ancora prima, questo mi fa pensare che questa limitazione già prevista nel regolamento stia a significare altro, e cioè che la Commissione, in atti così generali, le proposte di deliberazione, rinforzi un Consiglio di pareri che sono emersi all'interno della Commissione, senza che questo significhi che ce ne debba essere uno sottoposto al voto. Quindi per questi motivi io credo, diciamo così, come avevo già espresso in precedenza, in altre discussioni, il mio parere è quello non tanto di contrarietà, così, giusto per fare un torto a qualcuno, ci mancherebbe, cerco sempre di apprezzare i contributi, ma credo proprio che sia un qualcosa di ridondante, inutile. Quindi questa è la mia opinione. Grazie, se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Messo Presidente. Prego. Allora lascio parola a Cristina, la consigliera Guritti, che ha evidentemente alzato la mano rispetto a me. Prego, consigliere. Non c'è problema, assolutamente. Niente, io intervengo per ribadire quello che è stato detto dal consigliere Ricci. Di questa questione ne avevamo discusso anche nelle altre commissioni, ne abbiamo parlato a fondo, su questa questione si è riflettuto e il consigliere Ricci ha espresso in maniera molto chiara quella che è la posizione non solo individuale mia, ma nostra, diciamo, perché non si vede francamente in questa fase la necessità di introdurre e codificare la votazione, cioè per forza l'espressione di voto, proprio per come ha detto il consigliere mi ha preceduto, la funzione della commissione è di natura istruttiva, di natura consultiva, si esprimono pareri ed è compito del presidente della commissione stessa di riprodurre in maniera sintetica quello che è l'orientamento della commissione o nel caso se ci sono delle modifiche da farlo o in corso d'opera o sentendo quello che è il parere dei membri della commissione stessa. Quindi è una funzione, come posso dire, di natura proprio istruttoria, non deliberativa, esplorativa, consultiva, nella ricerca di soluzioni che possono andare incontro a quelle che sono le problematiche poste. La necessità del voto non c'è. Si potrebbe capire, detto in maniera molto, molto così tranchant, se ci fossero problemi di correttezza personale di singoli consiglieri.
stranieri che fanno parte della Unione, del tipo io esprimo un parere in commissione e poi in realtà quando mi presento in consiglio la mia presa di posizione è diversa o non rappresenta quello che io espresso. Cioè, non credo che fra i consiglieri ci possano essere questioni di questo tipo. Noi agiamo proprio per come dire, approfondire le problematiche e trovare possibilmente una sintesi la più vicina possibile alla soluzione del problema. Che senso ha contarsi per un voto? Quando dopo la votazione vera avverrà in sede di consiglio, dopo il lavoro fatto dalla commissione stessa? Cioè è questo che io francamente non ravviso la necessità, so che può essere non sentito, so che a volte si è fatto anche in alcune in altre consigli di quartiere, però si è fatto per ragioni diciamo di natura politica più che di natura di costruzione di un percorso anche comune all'interno delle commissioni di un consiglio di quartiere. Quindi io personalmente non sono d'accordo a introdurre questa modifica che mi sembra veramente inutile o anche abbia altri scopi, altre funzioni che non condivido. Ringrazio per l'attenzione. Grazie, consigliere Abruzzi, consigliere Romanelli, prego. Grazie Presidente, volevo fare due o tre osservazioni. E innanzitutto in merito della questione, scusa per il gioco delle parole. È vero che il regolamento è poco chiaro e secondo noi proponenti è giusto chiarirlo in un verso o nell'altro, o si può votare o non si può votare, ma questo limbo, come giustamente l'ha definito il Presidente, è effettivamente un pochino un'anomalia regolamentare, perché c'è una cosa che si scrive e si può fare, o meglio, a cui si fa riferimento, ma poi di fatto non si può esercitare. Riguardo al senso della votazione, una votazione può avere il senso di mettere comunque agli atti, di verbalizzare un punto di vista, perché no, anche politico, che una parte della minoranza oppure una parte della maggioranza può avere interesse a mettere agli atti per l'appunto. Quindi è ovvio che ha una rilevanza ridotta, ma se vogliamo l'attività istruttoria di per sé di una commissione all'interno di un quartiere che non ha nessun potere è un'attività di per sé ridotta. Inserire, chiarire le modalità di utilizzo del voto aiutano a chiarire una situazione di potenziale ambiguità del regolamento, ma appunto anche a dare uno strumento per enfatizzare una determinata posizione che legittimamente un consigliere può avere necessità di evidenziare. Alla consigliere Guritti dico, capisco che diciamo, la maggioranza abbia meno necessità di fare ricorso a uno strumento di questo genere, ma in una minoranza, per quanto pacifica nel complesso, ma eterogenea come quella del quartiere 5, può verificarsi la circostanza in cui qualche gruppo politico voglia distinguere la posizione rispetto alle valutazioni della commissione. Quindi l'idea è questa, di semplificazione e comunque di dare un piccolo elemento in più. Grazie. Grazie consigliere Romanelli, se ci sono altri interventi, se no vorrei intervenire un attimino anch'io. Allora, due cose. La prima riguarda il fatto che si continui a mettere davanti si continui a fare un ragionamento di opportunità o meno di pareri personali. Cioè, qui c'è uno strumento, un diritto che viene garantito dal regolamento del Consiglio Quartiere 5, dal regolamento generale, quindi a prescindere da quelle che sono le opinioni che uno possa avere sull'utilità o meno di tale strumento, è giusto che ogni consigliere ne possa usufruire, perché così è previsto dal regolamento, quindi a prescindere dalle valutazioni personali, politiche, che uno può fare su quello strumento, ma se quello strumento è scritto nel regolamento, è previsto dal regolamento e il regolamento ne consente l'utilizzo ai consiglieri, i consiglieri ne possono usufruire. Quindi io mi chiedo, sì, vabbè, noi non regolamentiamo questo strumento, ma se io, per esempio, la prossima commissione volessi una votazione in commissione, chiedessi una votazione in commissione, cioè come si dovrebbe comportare il presidente di commissione?
perché sta di fatto che nel regolamento è previsto il diritto di voto, quindi io consigliere ho diritto di poter utilizzare il diritto di voto, quindi vorrei capire come si, pongo questa domanda, vorrei capire come si dovrebbe comportare un presidente di commissione di fronte a una domanda del genere. Poi, detto questo, io proprio perché volevo chiarire fino in fondo la questione, io il 13 e il 15 gennaio ho inviato una richiesta per mail al segretario generale del Comune di Firenze, il dottor Ascione, all'interno della quale io ho chiesto, con riferimento all'articolo 12,5 del regolamento generale dei consigli di quartiere, che prevede appunto ciascun consigliere può partecipare alle sedute delle commissioni consigliari permanenti diverse da quelle di cui è componente senza diritto di voto, io ho detto, questo fa presumere che i consiglieri effettivamente membri di una commissione tra i diritti esercitabili siano titolari anche di quello di voto. Quindi ho chiesto al segretario Ascione se sia possibile introdurre all'interno del regolamento di quartiere, come peraltro già stato fatto da altri quartieri, penso il quartiere 3, una disciplina del diritto di voto, per esempio prevedendo che sia facoltà di ogni componente di chiedere su questioni all'ordine del giorno una decisione con relativa votazione. E il segretario generale Ascione mi ha risposto che, con riferimento alla questione interpretativa relativa all'articolo 12,5 del regolamento generale, poi ormai ve la giro questa risposta, ha ragione lei, Presidente, la norma esplicita una condizione normale degli organi collegiali, i quali, anche quando esprimono proposte o pareri, attività propria delle commissioni permanenti, esprimono una deliberazione che si raggiunge attraverso un voto che determina la maggioranza necessaria alla formazione dell'atto. Può capitare che, specie negli organismi collegiali di dimensioni numeriche più contenute, si proceda in maniera semplificata, specie se le deliberazioni sono assunte all'unanimità. Ma questo non cancella il fatto che la deliberazione è frutto del consenso dei presenti e ciascun consigliere ha il diritto di far constatare il proprio dissenso o la propria astensione. È naturale quindi che il Consiglio possa legittimamente determinarsi approvando una disciplina regolamentare relativa alle operazioni di voto in commissione. Questo è quello che mi ha detto il segretario generale Ascione dopo la richiesta che avevo posto io. E quindi anche sulla base di questa ulteriore conferma abbiamo pensato di fare questo atto. Poi per quanto riguarda il discorso delle proposte di deliberazione, sì, io sono assolutamente disponibile anche a migliorare ulteriormente, quella è la formula che abbiamo pensato, assolutamente, quindi disponibilissimo. Si trattava semplicemente un po' di riprendere, cioè, alla fine anche con una mozione si promuove una deliberazione del Consiglio. L'intenzione era quella, poi chiaramente si può, ecco, ripeto, si può migliorare la forma, sicuramente questa era una proposta appunto da discutere in commissione. Ho finito, se c'è... Allora, non vedo se prima c'era sottovolto, sì, ok, prego. Sì, buonasera. Presidente, la prima cosa che io le chiedo, per favore, nel caso lei abbia documenti così, diciamo, importante o comunque da leggere, io sinceramente a distanza e letto da lei, anche se sono stato attento, ho capito il giusto. Sì, era. Forse era il caso di condividerlo prima. Io torno a dire il mio pensiero che avevo l'altra volta, indipendentemente da quello che è stato detto, cioè a me piace pensare che ci sia un luogo dove opposizione e maggioranza cercano una sintesi per risolvere i problemi. E questa secondo me è la commissione più che il consiglio. E votare qualche cosa, anche in maniera favorevole o contraria, e poi chi ha portato l'atto può decidere di ignorare quello che è stato detto dalla Commissione e andare avanti comunque con l'atto, di fatto mi sembrerebbe quasi una sorta di presa di tiro. Detto questo in maniera proprio sincera, non ne farei una mia lana capina, non mi vedo così entusiasta introdurre un'altra cosa, comunque complica. Io sono della semplificazione, sempre per trovare la soluzione e insomma questa è la sintesi di mia pensiero anche l'altra volta. Se ci vuole inoltrare il documento che gli è arrivato, almeno lo possiamo studiare anche noi. Sì, l'ho inoltrato perché purtroppo era una mail informale, perché mi ha risposto per via breve, perché purtroppo era molto intrappolato, però vi giro la mail. Ma si può anche girare in via informale senza avere le cose in maniera ufficiale, insomma. Sì, lo si può, grazie. Certo. Consigliere Ricci con la mano? Sì, eccomi. Io ho ascoltato.
quanto riguarda consigliere Rossino Manelli, non ho ben capito la questione della circa diciamo così, la possibilità, la volontà di qualche membro dell'opposizione in alcune votazioni di potersi in qualche modo distinguere, ecco, ma è un problema obiettivamente, forse non ho capito io perché ero in movimento, quindi magari se poi dopo ci può ritornare. E per quanto riguarda appunto anche quello che ho capito, forse ho capito male, perché appunto ho soltanto ascoltato la risposta di Ascione, giusto? Sì. Cioè io capisco il punto, cioè il fatto che laddove un organo rappresentativo debba esprimere una propria posizione e lo possa, lo debba fare, anche tenendo conto ovviamente dei voti e delle opinioni di chi quell'organo lo compone, quindi dei rappresentanti di maggioranza e di opposizione. Il punto è che nel leggere quelle che sono le funzioni della commissione, e ricordo, propositiva, istruttoria e di studio, non mi pare che ci sia questa volontà da parte del regolamento di disciplinare la commissione come un luogo preposto per diciamo così, terminare i propri lavori con un atto espressione della volontà della commissione, che invece io ripeto sia quello che è l'esito poi del consiglio di quartiere, tant'è che poi appunto gli atti in quartiere vengono votati. Quindi io credo appunto, per quello che ho già detto in precedenza, che la funzione propositiva, istruttoria e di studio ben possano essere, anzi meglio possono essere rivolte così come vengono svolte adesso, senza che ci sia la necessità di un voto che appunto non avrebbe nessun tipo di vincolo e non si vede come dovrebbe influenzare poi quello che è il vero voto che avviene così. Bene, grazie Presidente Ricci, vedo la consigliera Sirene. Prego. Grazie Presidente. Allora, a me sembra di aver che il parere richiesto da parte del Presidente Kelly al segretario, ora non so precisamente, comunque al dottor Ascione, sia la risposta un po', secondo me, a tutto. È chiaramente qualche cosa, indipendentemente da come si possa pensare, è qualche cosa che è legittimo fare. Forse il problema del votare lo disse bene l'altro giorno alla precedente commissione il consigliere Picciolo, che non c'è oggi. È successo che, ricordiamoci, faccio l'esempio, che la mozione su Via Morandi sulle videosorveglianze aveva avuto un esito chiaro negativo nella commissione. Tra la commissione di cui faceva parte anche il consigliere Picciolo e il consiglio, il consigliere Picciolo si è ritrovato che il consiglio era tutto d'accordo riguardo a questa mozione. Quindi non è nemmeno secondo, e lui non aveva niente, non aveva nessuno strumento in mano per pensare questo, perché in realtà ciò era avvenuto attraverso una serie di chat su WhatsApp che improvvisamente la maggioranza si era resa conto che forse su quella mozione bisognava intervenire in maniera diversa. Ecco, secondo me in quella commissione specifica, si arriva alle commissioni secondo me a volte anche impreparati, scusate, ma questo è un qualche cosa nei confronti di qualcuno, di tutti, mi ci metto me personalmente, spesso si arriva alle commissioni su degli atti impreparati, magari bisognerebbe essere un pochino più, approfondire maggiormente il tema. E a quel punto evitare che dalla commissione al consiglio si possa arrivare, come è successo quella volta lì, a cambiare opinione. Si presenta una mozione, ci sono tra l'altro i numeri giusti, perché non capisco allora a questo punto cosa, che necessità c'è di avere la stessa rappresentatività in commissione rispetto al consiglio se non si vota in commissione. A quel punto in commissione si prende una posizione in una certa maniera, e in modo tale che a quel punto chi non è rappresentato in quella commissione o comunque
ne esce fuori di lì con un certo, con una certa idea, arrivi in consiglio che sa da un verbale che cosa è successo. Ora, ho fatto un po' di rigiro, ma insomma credo che si sia compreso quello che volevo dire. Grazie. Grazie, consigliere Sirello. Consigliere Romanelli. Grazie, Presidente. In realtà avevo alzato una mano per rispondere al consigliere Ricci, ma di fatto la consigliera Sirello ha anticipato quello che avrei detto in modo anche molto più specifico di quanto avrei fatto. E volevo soltanto segnalare che per motivi di lavoro io alle 15.38 in ogni caso dovrò lasciare la commissione e me ne dispiaccio in anticipo. Grazie. C'è problema, io non so se il consigliere Ricci ha la mano alzata da prima o prego. Sì, l'avevo riabbassata e rialzata, no? No, ma io capisco il ragionamento, quello di in qualche modo dare conto di quelli che sono stati gli orientamenti all'interno della commissione per poi in qualche modo farli valere anche nella discussione in consiglio, solo che a questo punto no, incongruenza, cioè il fatto che comunque anche alla luce della riforma che si vuole approvare, niente vieta poi al Consiglio di votare un esito che sia opposto a quello della Commissione, perché ovviamente il parere non è un parere vincolante, ma è soltanto al massimo sarebbe un parere così, che indica quello che è l'esito di una mozione all'interno dell'Omnibus, all'esito della discussione, però appunto non si può anche successivamente, non si potrà anche successivamente vincolare il Consiglio a quelle che sono state le scelte della Commissione, tanto più che già oggi, laddove si voglia far valere quello che è una probabile incongruenza o della maggioranza o dell'opposizione o di singoli consiglieri, di quello che hanno detto in Commissione e di quello che poi in realtà vanno a votare il Consiglio, lo si può fare visto che comunque gli esiti della discussione sono riportati dai verbali, sommariamente, ma comunque sono conoscibili, e quindi nella discussione in consiglio ben si potrà dire che il consigliere Tizio in commissione era per le telecamere, è venuto qua in consiglio e oggi è contro le telecamere o viceversa, per qualsiasi altra questione. Quindi non mi sembra che il problema questo sia risolvibile in questa maniera qua. Grazie consigliere Ricci. Se non ci sono altri interventi, no, allora chiudo. E per quanto mi riguarda, io non credo sia un'incongruenza rispetto a quello che potrebbe essere lo scopo di questo strumento. Semplicemente si tratta di una soluzione formale, cioè si tratta di semplicemente prendere atto anche che in una commissione a volte ci possono essere degli orientamenti diversi in modo formale. E questa è una cosa che comunque viene garantita, ripeto, dal regolamento. Quindi, secondo me, non è un appesantire ulteriormente il regolamento, ma secondo me è proprio quello che chiedeva il consigliere sottoposto, nel senso di semplificare, perché si chiarisce una norma che si presta a qualsiasi tipo di interpretazione che non è comprensibile. Quindi non è neanche, cioè è anche nell'interesse degli altri presidenti di commissione, perché se un consigliere una volta chiedesse un voto su una proposta, insomma, all'ordine del giorno di una commissione, cioè, cosa si fa? Sta di fatto, questo è previsto, quindi vorrei capire come ci si dovrebbe comportare con tutti, forse credo sia nell'interesse di tutti, ecco, semplicemente questo. Quindi io personalmente, anche penso anche a nome degli altri proponenti, credo che ci veda tutti d'accordo questo testo. Se poi ci sono se ci sono delle teorie da fare, io lo ripeto, sono disponibilissimo ad accoglierlo, però credo fermamente che questa sia una cosa che vada a migliorare un aspetto che non è chiaro e che a prescindere dall'opinione personale merita di essere chiaro. Grazie. Io vorrei sapere cioè non concordo la sintesi che è stata appena fatta dal Presidente, perché mi sembra che siano stati espressi pareri non congrui, soprattutto pareri
che non vanno d'accordo con quello che sta richiedendo il Presidente come modifica del regolamento. Io ho sentito l'espressione di 3 pareri favorevoli, a questo ci sono stati altri pareri non favorevoli, quindi lei come può fare una sintesi in questo senso e dire che siamo d'accordo nel procedere a una modifica del regolamento? Siamo d'accordo noi proponenti, l'ho specificato bene. Ah no, ecco, si vede, non avevo capito, perché mi pareva strano, una sintesi appunto non congrua. No, io ho specificato bene che posso parlare a nome, penso, anche degli altri proponenti dell'atto, che per quanto ci riguarda l'atto, insomma, te l'avevo detto, ero disponibile anche a delle migliorie, non sono arrivato, ma l'atto è questo, quindi credo anche di parlare a nome degli altri proponenti dell'atto per dire che l'atto andrà in consiglio e niente, questo è quanto. Quindi se non ci sono altri interventi, mi direi la discussione su questa proposta di deliberazione e andrei all'altra. Non vedo altri interventi, quindi si può passare all'ordine del giorno. Prego, l'atto andrà in consiglio in quale veste? Perché dovrà essere portato il dibattito. Cioè, praticamente per una parte della commissione la discussione è finita qui. E quindi se va in consiglio dovrà essere riportato come? Nella maniera in cui è avvenuta la discussione, la sintesi sarà in questo senso. Ma io non faccio il mio processo all'intenzione. No, nemmeno io, volevo solo sapere come si procedeva, è tutto. No, ecco, io credo che l'atto è questo. Se ci sono degli aspetti da migliorare, io l'ho chiesto fin dall'inizio, io francamente non ho ben capito neanche la posizione della maggioranza, se da una parte si capisce il discorso, ma dall'altra si ritiene non tanto utile questa modifica, quindi non lo so, cioè non so neanche come interpretarlo. Presumo che sia un parere contrario, quindi ne deduco che non ci sia accordo sull'atto, ma non tanto sull'atto come è scritto, ma presumo, cioè ne deduco che non ci sia proprio accordo sul fatto di voler regolamentare questo istituto. Questo è quello che personalmente ho capito dagli interventi dei consiglieri di maggioranza. Poi se ho capito male non lo so, però questo è quello che mi pare di aver capito. Se poi è diverso, disponibile a discutere. No, io volevo precisare che in realtà nella commissione non sta emergendo un parere favorevole alla modifica, perlomeno la modifica, oppure a definizione del regolamento nel senso in cui è stato fatto dai proponenti. Questo deve essere evidente, non mi pare. Quindi è il Presidente della Commissione e decide di portare l'atto in Consiglio nonostante ci siano pareri contrari a procedere a una modifica in questo senso. Volevo precisare questo, cioè è una decisione del Presidente della Commissione, perché per quanto riguarda il resto, la maggioranza della Commissione, la questione era finita in questa sede. Certo, l'ho specificato bene, proprio penso di parlare a nome dei proponenti e credo presenteremo l'atto in consiglio, mi sembra di averlo specificato. Comunque c'era la consigliera Sirello. Il presidente dei proponenti. Sì, dei proponenti, infatti, io l'ho specificato fin dall'inizio. C'era la consigliera Sirello? Prego. Si è scollegata. No, dovrebbe essere rientrata ora. Pronto? Sì, si sente. No, allora, io non riesco a capire la consigliera Turicchi cosa probabilmente mi ha dato via anche un po' di voce, però che cosa stava definendo? Cioè, è sempre stato così, cioè se un atto poi non si è d'accordo all'interno di una commissione, cioè alcuni non sono d'accordo, comunque i proponenti decidono quello che fare. Cioè la commissione si perde solo. Riguardo alla discussione, c'è qualche cosa che volete aggiungere per migliorare quell'atto che è stato presentato dai proponenti? Sì o no? Bene, se è no, allora l'atto va così in consiglio perché lo decidiamo i proponenti, lo decidono di mandarlo così in consiglio, perché in commissione si decide questo, al di là del presidente e sono i proponenti che decidono di mandarlo in consiglio, così com'è. Se invece la maggioranza o altri vogliono dare un contributo per migliorarlo, per vedere di trovare un accordo in questo senso, anche in virtù di un parere, un
una persona sicuramente che mi conosce, che sa tutti noi, che è appunto il dottore Scione, allora ben venga, allora si può decidere di migliorare questo atto con un contributo, altrimenti la sintesi è quella, va in consiglio così come è stato deciso dai proponenti. Grazie. Infatti io l'avevo premesso all'inizio che parlavo a nome dei proponenti, quindi se poi non è stato risultato chiaro, scusami, io l'avevo proprio esplicitamente detto. Comunque, se non ci sono altri interventi, direi si possa passare anche all'analisi dell'altra, perché sennò ci vuole sempre un sacco di tempo. Allora, punto numero 3 all'ordine del giorno riguarda la proposta di deliberazione sulla modifica e integrazione degli articoli 17 e 25 del regolamento del Consiglio di quartiere 5. Allora, nella commissione precedente avevamo della modifica del regolamento che riguardava la modifica dell'articolo del regolamento che riguardava la convocazione delle commissioni consiliari nello specifico, però è chiaro che poi abbiamo pensato anche di comunque riguardare anche l'articolo che è inerente alla convocazione dell'organo consiliare, chiaramente se si va ad intervenire sulla modalità di convocazione delle commissioni, che appunto credo sia doveroso anche guardare comunque rivedere l'articolo che appunto fa riferimento alla convocazione del Consiglio di quartiere 5. Allora, se mi riesce di condividere l'atto, qui anche questo. Eccolo qua. Allora, questo è l'articolo 17 del. Ora, è venuto un po' male, casomai poi lo farò anche ristampare perché c'è stato un errore di stampa e non si vede tanto bene il testo originale. Comunque, per quanto riguarda la convocazione dell'ordine del giorno delle commissioni, allora, innanzitutto due cose. Nella formulazione diciamo, attuale, attualmente in vigore, si parla di invio ai componenti dell'ordine del giorno presso il domicilio eletto o mediante altri strumenti. Comunque, ecco, in prima battuta si parla di invio al domicilio eletto e di telefax, se non sbaglio. Quindi, in questo senso, volevamo introdurre una modifica in modo da rendere il regolamento più rispondente alla realtà. Semplicemente si tratta di introdurre una piccola modifica, nel senso che verrebbe ad essere le commissioni sono convocate con l'invio dell'ordine del giorno ai componenti mediante posta elettronica o strumenti comunque concordati prima di le commissioni stesse. Una piccola modifica per rendere più rispondente anche, insomma, alla realtà di tutti i giorni il regolamento. E nuovo comma all'articolo 17, che regola appunto la convocazione del giorno delle commissioni, è il comma 5. Infatti, allora, in questo periodo abbiamo dovuto sperimentare questa modalità di convocazione in videoconferenza e, come avevo già ribadito anche nella commissione precedente, io personalmente sono per le commissioni in presenza, non in videoconferenza. Però è anche vero che a volte, ad esempio, penso a quando abbiamo discusso l'ultima volta la mozione sulla sicurezza dei giardini di Via Umbria, che giustamente i presidenti di commissione ci avevano fatto presente che i tecnici di Casa Spa purtroppo non erano potuti essere presenti all'ultimo e che comunque questa modalità in videoconferenza riusciva ad agevolare a volte, cioè pensiamo ad esempio quando abbiamo la necessità di convocare anche più tecnici dell'amministrazione comunale contemporaneamente, a volte è indubbio che la modalità in videoconferenza sia più agevole in questo senso. D'altro canto è anche vero che bisogna tenere conto, come diceva l'altra volta il consigliere Pizzolo, che non tutti dispongono di mezzi elettronici anche per visionare le commissioni sotto questo formato. Quindi diciamo, ecco, l'idea è quella di introdurre questa modalità come modalità residuale, cioè la modalità chiaramente preminente è la modalità di convocazione in presenza, però come modalità residuale, qualora ci siano delle esigenze particolari, si può prevedere anche questa modalità di convocazione. E visto che siamo appunto a proporre una modifica del regolamento, volevo far presente che anche in alcune occasioni, penso ad esempio alla Commissione Cultura, quando l'abbiamo stata convocata in loco, cioè quando abbiamo, mi sembra,
volta è capitato che siamo andati alla biblioteca per discutere appunto di della biblioteca, e quindi ci siamo recati in loco. Quindi credo che ecco, le sedute delle commissioni debbano essere convocate di norma presso la sede del quartiere, però per regolamentare questa possibilità, che di fatto sono anche qui c'è un po' un limbo normativo, nel senso che non si dice niente della sede in cui le commissioni devono essere convocate, credo sia opportuno inserire questo comma 5. Lo leggo, e comunque semplicemente si tratta di dire che le sedute delle commissioni sono convocate di norma presso la sede del quartiere. Il presidente della commissione, quando l'oggetto della seduta o altre motivate esigenze lo richiedano, previo adeguato preavviso agli uffici, può convocare la commissione in luogo con diverse abitazioni, anche all'esterno della sede del quartiere oppure in videoconferenza. E secondo punto, per quanto riguarda la convocazione del consiglio di quartiere, anche qui, soprattutto con riferimento alla modalità di invio dell'ordine del giorno ai consiglieri, si tratta di introdurre una piccola modifica, sempre fa riferimento sempre al fatto che l'ordine del giorno è inviato tramite posta elettronica o strumenti comunque concordati ogni membro del consiglio stesso, quindi riprendendo la formula che ipoteticamente vorremmo utilizzare per la convocazione dell'ordine del giorno delle commissioni. Queste sono una panoramica un po' generale sulle modifiche che volevamo proporre. Come ho detto prima, ripeto, anche in questo caso si tratta di un documento che abbiamo redatto, che sono disponibilissimo anche a migliorare, accogliendo le eventuali proposte che ci possano essere da parte della maggioranza e degli altri consiglieri. Grazie. Prego, consigliere Sottocorpora. Sì, si sente, presidente? Sì, sì. Allora, solo per dire che sono favorevole, come dicevo prima, alla semplificazione, quindi figuri se non mi trovo d'accordo un atto del genere. L'unica cosa è che vorrei mettere una sorta di check and balance, cioè, nel senso, se no è troppo discrezionale il presidente convocare in un modo o in un altro. Cerchiamo quantomeno di stabilire quando si fa certi tipi di convocazioni che non sono standard, cioè ovvero in presenza, che ci sia almeno anche una sorta di parere espresso quantomeno dal vicepresidente della commissione, in modo tale da avere, come dire, una sorta di controllo o di condivisione degli intenti. Tutto qui. Grazie. Grazie, consigliere Settori. Consigliere Romanelli. Ah no, Ricci prima, perché con le manine non capisco l'ordine. Me l'ero segnato in chat. Ah, ok, vai, allora. Chiedo scusa al consigliere Ricci, ma poi mi devo anche concentrare, quindi volevo salutare. Però prima di salutare volevo semplicemente osservare che questo è uno strumento in più per il presidente, che nel momento in cui saremo fuori dalla crisi pandemica sarà utile per evitare eventuali contestazioni a convocazioni in online non precedentemente condivise. Ora, noi siamo un consiglio pacifico, per fortuna, per cui non ci sono problemi specifici in questo consiglio, però in futuri consigli, in situazioni di più alta conflittualità, non avere in qualche modo normato questa possibilità potrebbe mettere in difficoltà in primis il presidente di commissione. Quindi, detto questo, chiedo di nuovo scusa al presidente e ai colleghi e vi devo salutare. Grazie mille, non c'è problema. Prego. Ciao. Arrivederci. Ciao. Ciao. Il microfono, Mario. No, devo dire la verità, io ho pensato molto questo intervento perché effettivamente la tecnologia viaggia sempre, è molto più veloce delle norme, questo era chiaro, però obiettivamente qui si era in presenza di un retaggio anche da una parte per quanto riguarda il telefax passato, ma soprattutto io credo, ecco, nell'ottica della semplificazione, appunto al di là della modernizzazione, il fatto di rendere come prima e principale modalità di convocazione quella della posta elettronica
anche uno strumento di semplificazione rispetto appunto ai domicili letto. Lo stesso dicasi per la possibilità di convocare fuori dalla sede del quartiere in via eccezionale le commissioni che appunto, come diceva appunto il Presidente, è già successo nella Commissione Cultura, la Biblioteca della Pozzolini, ma che ad esempio per la territorio, ricordo, per una questione di una pista ciclabile, diciamo così, usuribile, da effettuare una via. Io credo che sia fondamentale questo anche per la realtà che è quella del quartiere, e quindi da parte mia, penso di parlare per la maggioranza, ma diciamo così, io parlo innanzitutto per me stesso, credo che sia una modifica auspicabile e appunto il mio appoggio. Grazie consigliere Ricci, no, io volevo soltanto dire che condivido anche quello che ha detto il consigliere Sottocorna, nel senso magari di volerla ulteriormente modificare prevedendo questo ulteriore passaggio, cioè prevedendo questo passaggio ulteriore per il presidente della commissione, cioè quello di richiedere anche un parere al vicepresidente. Quindi mi rimetto anche un po' alla volontà della commissione. Da parte mia, e penso anche dei proponenti, ci sia apertura in questo senso, perché sta di fatto appunto il vicepresidente della commissione, almeno anche un po' una valorizzazione del suo ruolo, viene eletto dal Consiglio, quindi credo sia anche una valorizzazione di quel ruolo. Quindi se magari si vuole introdurre una modifica in questo senso, non so, si può scrivere ad esempio che le sedute delle commissioni sono convocate di norma presso la sede del quartiere, il presidente della commissione, quando l'oggetto della seduta oltre motivate esigenze lo richiedano, d'intesa con il vicepresidente, previo adeguato preavviso agli uffici, può convocare la commissione in luogo con diverse ubicazioni anche all'esterno della sede del quartiere oppure in videoconferenza. Introdurrei magari questa formula, intesa con il vicepresidente, che sia accoglibile da parte di tutti. Sì, sicuramente credo sia una sintesi corretta. Grazie. Consigliera Burigi, prego. Sì, io sono d'accordo su quello a cui siamo addivenuti, perché realmente capisco la necessità di questa modifica, perché in realtà ci possono essere delle situazioni in cui occorre fare le cose in maniera articolata e diversa. Nello stesso tempo c'è anche la necessità però di darsi un minimo di regolamentazione in questo senso, come diceva il collega Sottocorna. Quindi va benissimo questa modifica che potrebbe essere fatta, anche perché molto spesso c'è anche la necessità di sentire un parere quando si prendono delle decisioni. Quindi va benissimo che ci sia questa modifica. Grazie. Benissimo, vi ringrazio. Allora faccio questa modifica, poi chiaramente invierò l'atto agli uffici in modo che poi per il prossimo consiglio si possa sostituire questo atto con quello che è emerso dalla istruttoria in commissione. Quindi se non ci sono altri interventi, io direi che per oggi siamo a posto. Va bene, allora, vi ringrazio per la presenza e ci aggiorniamo. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Grazie. Ciao. Thank you.